Salve ragazzi, io sono Bushi, bentornati nel mio canale e oggi siamo qui con una nuova serie, Rime. Non l'ho mai giocata, non so neanche quando sia uscita, penso comunque già da un po'. E ho sentito parlarne bene, quindi sono curioso di vedere come andrà. Vediamo quello che sembra un telo, una coperta rossa. La schermata del titolo. Ok, ecco il nostro protagonista steso sulla spiaggia. E muovendo l'analog si alza. Benissimo. Quello che ha indosso al collo sembra il lenzuolo che a questo punto posso anche chiamare sciarpa che volava prima. Allora, i tasti, ok, mi muovo. Vedo qualcosa brillare in fondo, ci andiamo subito. X, salto, quadrato, niente, cerchio, mi accovaccio, triangolo, chiamo qualcosa, attiro l'attenzione probabilmente. Posso andare in acqua? Posso nuotare? Con cerchio mi immergo, con X risalgo. Interessante. Con triangolo canto quando sono in acqua. Sì, va bene, va bene, va bene. Torniamo a riva e vediamo cosa. Di cosa parla questa storia, cosa dovremo fare. L1 niente, R1 niente, L2 e R2 niente. Quindi per il momento i tasti che ci servono sembrano essere la X, il triangolo, il cerchio. Posso arrampicarmi? No. O almeno non per il momento. Intanto a terra vediamo stelle marine, granchi. Graficamente non sembra neanche male. Ah, ok, si arrampica da solo. Basta andare avanti a contatto con quello che ci porterà in alto, in basso, ci farà muovere. E quello cos'è? Una colonna alta, altissima. Chissà cos'è. E questo, la luce che viene giù e colpisce una statua, sembra una volpe. Triangolo. Ah, ok, io chiamo, urlo e esce fuori un qualcosa. Un vento. Sembra si porti dietro delle foglie, quindi sì, credo un vento, e ci porta da queste statue. Quindi, ok, vediamo, posso interagire con qualcosa, no? Immagino che dovremmo trovare in giro queste statue per attivare, non so come abbiamo fatto ora, questa statua più grande. Là ne vedo già un'altra.
E come ci arrivo però? Probabilmente dovrò fare tutto quanto il giro. Ok, sì, cadere dall'alto. Per arrivare là, probabilmente. Là immagino ce ne sarà un'altra ancora. No, non posso raggiungere la cima. Quindi cerchiamone un'altra. Ah, giusto, mi ero scordato che sono segnalate da questi. Da queste luci che gli sono sopra. Quindi no, non sembra che qui ci sia, quindi non so quello cosa possa essere. Allora. Sembra un polipo. E non ricordo di averlo visto nelle statue qua sotto, che sembrano tutte uguali comunque. Sì, sono tutte quante uguali. Ok, quindi dovremmo. Ah, vuoi vedere che sono tipo delle creature che proteggono un qualcosa per liberarle o non so cosa fare, insomma. Sembri cattivo. Sei cattivo. E per liberarle comunque dovremmo trovare i vari. Queste varie statue. 4, 5 mi sembra che erano. Per così. Non so cosa succederà, ma per fare qualcosa. Allora, magari se. Ti urlo contro, magari funziona. Via, via, show. Sì, no. Non si allontana. Ti rotolo vicino, neanche. Come ti mando via? Allora, se non ti posso combattere ti salto sopra e non funziona neanche questo. Va bene, ci ripassiamo dopo semmai. Gabbiani, un ponte, altri cinghiali. Ah, vuoi vedere che se gli porto il cibo? No, com'è che mi accovacciavo? Cerchio, però non prendo niente. Proviamo con i tasti che ho scartato prima. No. Oh, ok. Forse c'ero. No, niente. Convinto di sì, ma no. Scacciamo loro. Non funziona. Ci faranno perdere vita questi rovi. Sì, sicuramente. Ma noi siamo ancora. No, invece no. Ah, eccolo qua. Quadrato. Con quadrato interagiamo con l'ambiente, prendiamo cose. Loro mi seguono, ma io lo voglio aiutare a quello grande per poter andare avanti, quindi show. Vediamo cosa succede ora. Ah, che fai? Ehi, perfetto, si è allontanato. No, 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 no. Ok, che culo, stavo per cadere. Abbiamo liberato anche questo. Non lo seguiamo perché tanto non c'è bisogno. Cerchiamo subito il prossimo che vedo essere là. La strada sembra questa. Proviamo ad andare. Vediamo che succede. No, non penso sia questa. Magari saltando di là. Ho paura perché so tanto che non ci arriverà mai, ma ci provo. E invece ci siamo. Posso arrampicarmi dove vedo queste chiazze bianche sulle sporgenze, benissimo. Qua c'è un qualcosa. Una volpe con quelle di prima, però questa è colorata. E è diversa. E canto. Magari cantando faccio qualcosa. Non per il momento. Ah, è un collezionabile. Ok, quindi ci sono anche i collezionabili.
Andiamo giù di qua. Probabilmente ho sbagliato. Sicuramente. Ah, sono tornato indietro, penso. Sì. Allora, rifacciamoci la strada che abbiamo fatto prima. Vediamo se ci porta alla statua che ci serve, alla statua della volpe da attivare. Non abbiamo una resistenza, non so cosa succede se smetto di premere X. Vediamo un po'. Ok, resta là. Ah, ok, mi arrampico sopra a questa sporgenza. Salto, continuo ad andare in alto. Certo, non posso andare in diagonale, ma solamente. Ah, no, sì. Ah, perché prima non ci sei andato? Va bene, ci siamo. Due, tre sporgenze. Un albero tutto storto. Degli alberi, molti alberi, tutti quanti storti. Ecco la nostra statua. Vediamo la luce. La vediamo anche giù in fondo. E per andare là. Tu sei una persona strana, io già lo so. Però non sembra vo volermi fermare, ma va avanti e scompare. È scomparsa. Va bene. Cosa molto strana. Ma ok. Ecco la nostra statua, chissà se sarà sempre giorno o avremo alternanza di giorno e notte, perché questo mi sembra molto un tramonto comunque. Anche questa l'abbiamo attivata. L'altra statua sta là. Io mi butto. Muoio. Non lo so. Sì, no, non muoio, ma non posso, abbiamo ca capito che non possiamo buttarci giù da posti alti, va bene. Cosa che non mi piace purtroppo perché sotto c'era l'acqua. E prima abbiamo visto che possiamo comunque nuotare, ma ce lo facciamo andare bene, insomma. Ah, giusto, mi stavo scordando di dirvi che se vedrete una risoluzione migliore è perché mi sono comprato il PVR. E sono molto contento perché non farò più video in 720, registrando con la Play che me li rovina anche, ma posso farli in 1080 e speriamo senza che mi si rovinino. Con il cerchio mi aggrappo alla sporgenza dall'alto. Ok, saliamo qua. Andiamo a prendere anche il collezionabile, sperando sia questa la strada. Eccolo qua, sì. Ah, questa è un'altra cosa ancora. Ok, dal pezzo che ci ha dato sembra. Siamo inciampati. Sembra essere comunque anche quello là una volpe. Ecco la nostra notte, quindi avremo alternanza di giorno e notte. Vediamo che si sposta, quindi abbiamo anche possiamo capire bene anche quando, non dico certi orari, ma quando è che arriverà più o meno il giorno, il tramonto e la notte, dallo spostamento costante della luna e del sole. Ok, tre statue che brillano, quindi sono attive. Andiamo dalla nostra quarta, che dovrebbe essere qua sulla destra. O almeno l'ho vista su un'isola. E credo che ci si arrivi a nuoto. Noi facciamo questa strada, vediamo cosa possiamo trovare. Non vedo la luce. Quindi probabilmente o meduse. Probabilmente solo il giorno possiamo vederle.
Voglio vedere ora se le meduse mi fanno danno, mi fanno male. Sembra di no. Benissimo, siamo tutti quanti amici. Nessuno che mi uccide. Ma comunque c'è un limite che non posso superare. Non so se perché ci sono le meduse o proprio non me lo permette il gioco. Lo scopriremo comunque nei prossimi episodi. Come arrivo giù in fondo, però, perché mi ricordo di aver visto la luce della statua giù in fondo e voglio trovare assolutamente la strada. Non era là? Oppure sì, e mi sbaglio io perché ero più in alto. Vabbè, noi proviamo a passare qua per il momento. Ah, sì. E come? Proviamo a saltare in questo punto, ce la dovremmo fare, ce l'abbiamo fatta. Continuiamo a salire. Intanto vediamo dei gabbiani. Spaventiamo i gabbiani. Sì, show, via, via, via. Però non dovevi cantare, dovevi muovere le braccia, urlare, fare qualcosa. Non l'hai fatto, sei un piccolo bimbo. Un po' disadattato, disagiato, non lo so, comunque. Già prevedo che avrò particolari problemi con i comandi. Ah, qua c'è un collezionabile. Un animale. Non c'è niente, io scompaio sotto l'acqua. Non posso salire. Ah, sì, benissimo. No, ma non si arrampica. Quindi non credo potremmo prendere questo collezionabile al momento. E io però dove la trovo adesso? La prossima statua da attivare con i miei urli. Non lo so. Ah, ecco, eccola qua. Ok, quindi ci andiamo tramite. Nuotando, tramite l'acqua, sì, nuotando ci andiamo. Se io mi butto da qua. Niente, non succede niente. Mi riporta dove ero prima, va bene. Quindi devo rifare tutto quanto il giro, o almeno un pezzo. Salto da qua. Ogni volta che fa questi salti, che poi a terra trema il controller e mi dà un senso, come se si dovesse rompere a breve qualcosa, un osso. Anche ora, tipo. Magari ci riusciamo a fine gioco a fargli rompere entrambe le gambe. Potrebbe essere anche divertente, credo. Vedere questo ragazzino che zoppica, striscia, che non riesce a camminare perché ha entrambe le gambe rotte. No, non sarebbe divertente per niente, però cercherò di ucciderlo in qualsiasi modo, sì, sicuramente. Ancora quell'uomo con la veste rossa. Ora sicuramente si butterà in mare e scomparirà. Io provo ad avvicinarmi comunque, voglio vedere com'è. Sono al 100% convinto che non avrà una faccia, infatti non ha un viso. Ma scopriremo sicuramente più avanti che razza di essere è. Io intanto come arrivo là sopra però? Che lui non allunga le sue piccole braccia per saltare quel centimetro di roccia che non gli permette di andare avanti. Ah, passiamo sotto, l'ho visto, l'ho visto. Bene, ci siamo. Anche questa la trovo un po' una stronzata il fatto che
possa arrampicarmi solamente dove si trova quella chiazza bianca. Attiviamo la statua, ci ributtiamo in acqua. Ci dirigiamo verso quelle 5 statue. No, così è brutto. Quella statua grande, dai. E vediamo cosa succede. Magari ci sblocca un potere nuovo. Magari voliamo. Ti prego, fammi volare. Ecco la quarta anche attiva. La quinta, ecco qua, la luce che la colpisce. E l'attiviamo con il triangolo sempre. Sembra di sì. Dai, però c'è anche quello, tu non lo prendi quello? Ah, ok, benissimo. Infatti era una volpe, che sembra più un cane. Benissimo, possiamo prendere la nostra seconda statua. Secondo animale che non so cosa farà. Probabilmente troveremo sempre animali più potenti che ci porteranno alla fine, o tutti insieme, o l'ultimo, insomma, più potente che ci porterà. È un uomo strano e brutto, che ci porterà in cima a quello che abbiamo visto arrivando qua, quella cosa alta. E vedremo cosa. Ah, tipo una porta magica. Bene. E vedremo cosa ci sarà là in cima. Seguiamo. Non so parlare per niente, scusatemi veramente. Comunque, seguiamo la volpe, il cane volpe. Vediamo delle lucertole anche. Tu cosa sei? Sembra una clessidra quasi. Un uomo clessidra che ci dice di no. No, 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 no. Ah, e lui resta così adesso. Per un po' resterà così, vabbè. Ha fatto qualcosa. Ah, ho capito. Ho capito, va bene, va bene, va bene. Muoviamoci ad arrivare qua. Peccato che non posso correre più veloce. Sarebbe stato molto utile. Prevedo grandi incazzature anche su questo. Purtroppo io voglio i giochi un po' reattivi. E le avventure grafiche solitamente non lo sono. Bellissima musica. Credo che comunque troveremo ve veramente grandi, grandi musiche in questo gioco e che sapranno. Come posso dire? Che sapranno? Ah, niente, non trovo le parole purtroppo. Cazzo, non so parlare per niente. Purtroppo al momento. Appena ce l'ho, ve le dico, ve lo assicuro. Ok, forse ci sono. Parlo male, ma forse ve lo faccio capire. Credo che ci saranno molte musiche in questo gioco che riusciranno ad impacchettare, mettiamola così, spero di farvelo capire in un modo grezzo.
le scene del gioco. Intanto qua vediamo due statue, una porta come quella di prima che si aprirà quando ne attiveremo tre, la terza sarà qua in giro. E qua vediamo, eccola qua infatti, la terza qua vediamo un essere, magari anche noi, ora non so, che attraversa un ponte per arrivare a quella, per il momento chiamia, ok, torre, ok, per arrivare a quella torre e davanti a lui c'è un non so, un'anima, un fantasma, non so cosa possa essere al momento, ma è molto interessante. Io direi per il momento di finire qua il video, di riprendere il prima possibile. Questa era giusto una intro, mettiamola così, per capire com'è il gioco, per capire i comandi, per vedere la grafica, le musiche, per vedere un po', insomma, cosa ci troveremo ora davanti. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un mi piace, sostenetemi, commentate ed iscrivetevi. Cazzo! Ah, ed iscrivetevi al canale se avete trovato il video, insomma, carino. Ah, alla prossima, dai.